eravamo insieme, è capitato con tanti studenti universitari quando abbiamo preso la notizia dell'attentato. E ci ha scosso, ringraziamo tutti per essere qui, per essere venuti spontaneamente, tutte le associazioni, i partiti, i movimenti per aver aderito a questa manifestazione di solidarietà, a questo voler scendere in piazza, a questa voglia di reagire, a questa voglia di dire che qualunque cosa venga fatto, qualunque attacco venga portato avanti, noi ci saremo in tutte le piazze, anche in quelle piazze in cui ci si sente magari un po' più a riparo, in cui ci si sente magari un po' più lontano da quei fenomeni, perché è importante dare un segnale come paese, come comunità, come società, e darlo tutti insieme. Dal nostro punto di vista, quello che è stato colpito non è stato fatto a caso. Non è stato fatto a caso perché colpire la scuola significa colpire l'arma di distruzione di massa, significa colpire quell'istituzione che dà le armi culturali alle persone per difendersi dalle mafie, per difendersi dai soprusi, per difendersi dagli attacchi verso i diritti. E colpire una scuola in particolare dedicata alla moglie di Falcone, colpirla a Brindisi durante il giorno della carovana antimafia, è un modo per la mafia per rifarsi sentire, per rifar sentire la propria voce, per far capire che è ancora presente nel paese e per far capire che effettivamente nella scuola, in quello che può essere una rivoluzione culturale, vuole colpire non solo in quello che può essere le istituzioni economiche, non solo in quelle che possono essere le istituzioni giudiziarie. Noi da universitari, da studenti, lo riteniamo veramente importante, il ruolo che può avere l'istruzione. Davanti a una crisi sociale, siamo davanti a una crisi e a una dissoluzione del paese, perché nel momento in cui vengono attaccati i ragazzi si va a attaccare quello che è il cuore di un paese, il cuore di una società. Io sono un insegnante, insegno in quelle scuole lì, quelle che frequentano le ragazze, e oggi noi siamo in lutto in questo paese. La scuola è stata attaccata in vari modi. Le ragazze, i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti, chi ci lavora. Noi oggi siamo qui e abbiamo deciso di portare un velo nero per queste ragazze. Grazie a voi che ci avete convocato. È veramente grande. Io e mia figlia abbiamo pianto tantissimo questo pomeriggio. Lei dall'esame di maturità quest'anno sta studiando tantissimo e oggi non sarebbe uscita con gli amici, ma resterà a casa a studiare. E mi ha detto: mamma, porta tu Antonio Gramsci alla manifestazione perché è giusto che ci sia lì anche lui, e io l'ho fatto. Anch'io sono uno studente e sono rimasto sconvolto da quello che è successo oggi. Questa manifestazione è sicuramente importante per sentirci uniti in questo momento come paese. E vorrei che questa manifestazione, che raccoglie qui tanta gente che ha provato questo dolore stamattina, servisse e non si limitasse alla serata di oggi, ma l'idea del lutto si trasformasse in azione quotidiana, perché la mafia si sconfigge ogni giorno, non solo con questa manifestazione importantissima, ma si sconfigge tutti i giorni. La gente deve tornare in piazza. La gente deve reagire fuori dalle case, dobbiamo uscire dalle case e reagire contro questi maledetti. È veramente tragico che questi giovani, che avevano dato tutto, che si erano impegnati in un bellissimo lavoro, volto a combattere questa terribile piaga che colpisce il nostro paese, siano stati lasciati soli. Il nostro invito è proprio a non lasciarli più soli, come dice una bellissima canzone, a non seppellire la coscienza nel cemento. Abbiamo anche la fortuna, tra virgolette, in Sardegna, di non vedere questo fenomeno della mafia, comunque delle organizzazioni malavitose, troppo forte, ma
abbiamo una fortuna che dobbiamo ricordarci, è una fortuna adesso, perché se non combattiamo ora contro queste, contro la mafia, la Sacra Corona Unita, l'Andrangheta, eccetera, domani potrebbero arrivare anche da noi, perché è non solo da noi, in tutta Europa. Mi chiamo Angela e ho una figlia di 17 anni. Quando ne avevo 20, 23, queste cose le ho viste e me le ricordo molto bene, ma non sono mai arrivate a questo, a questa spietatezza. È stata grande la spietatezza anche allora, molto, ma forse una cosa così non me la ricordavo, perché qui hanno colpito coscientemente delle ragazze, delle studentesse, hanno colpito la scuola, hanno colpito i giovani, hanno colpito il futuro, hanno colpito le donne, delle giovani donne. Non possiamo lasciarli soli. Buonasera, sono Grazia, sono un'insegnante di scuola primaria. Oggi ho portato mia nipote perché mi ha fatto riflettere molto. Oggi mi ha chiesto: ma zia, per cosa serve andare lì? Tanto loro continuano. Io l'ho portata per invece farle capire che non siamo tutti uguali, che qui ci sono persone che vogliono un cambiamento e che sperano che questo cambiamento ci sia. Come gruppo di giovani credo che eravamo convinti di aver visto ormai tutto, una disoccupazione che non ci permette di pensare di essere uomini, di essere persone, il nostro Stato che va a ammazzare le persone in altri stati dicendoci che sono missioni di pace, la mafia che appalta a tutti i livelli dello Stato, la peggior classe dirigente d'Europa, non lo dico io, lo dicono i numeri, e nonostante tutto stamattina insieme anche a Michele che qui abbiamo deciso come studenti universitari di mettere in atto questa manifestazione a livello nazionale, cercare di chiedere alle persone di scendere in piazza proprio per il motivo di cui si parlava prima, perché noi ci siamo sentiti dire troppo spesso che siamo il futuro di questo paese, ci siamo illusi di questo, però non ci avevano mai ammazzato. Non ci avevano mai messo una bomba davanti a quello che è il posto del nostro futuro, davanti a quella che è casa nostra. E dunque, sì, facciamo questa manifestazione, lo facciamo sicuramente per reagire, e lo facciamo per reagire non per noi, che probabilmente con oggi tocchiamo il punto più basso della nostra generazione, ma per i nostri genitori, per ringraziarli di quello che hanno fatto per noi, per gli insegnamenti che ci hanno dato, e per dirgli che abbiamo capito qual era la loro lezione e che noi non molliamo e non facciamo un passo indietro davanti a queste cose. Abbiamo deciso che era giusto scendere in piazza subito, perché bisognava dare una risposta subito a chiunque avesse fatto una cosa di questo tipo, per far vedere che anche se uomini piccoli così, per un atto vile di questo tipo, non si poteva lasciare un'ora di tempo, perché la società civile, che non si riconosce in queste cose, si unisse tutta quanta e si organizzasse per scendere in piazza. E quindi abbiamo bisogno di un simbolo, perché quando succedono queste cose le bandiere non bastano più. Noi siamo affezionatissimi alle nostre bandiere, ma non bastano più le bandiere. Allora, ricordando Melissa Bassi, 16 anni, e la sua innocenza, abbiamo deciso di fare un tantam, ci raccontava prima su social network, un comunicato stampa che chiedesse alla società civile di scendere in piazza con un fazzoletto bianco che rappresenta l'innocenza di Melissa Bassi. Abbiamo deciso di scegliere uno slogan per la giornata di oggi che è: qualsiasi cosa farete, non ci fermerete. Perché non volevamo indirizzare questo messaggio a qualcuno in particolare, alla mafia, al nuovo terrorismo, non ci importa. Chi ha fatto questa cosa, e ci sarà modo per scoprirlo, si spera in maniera più rapida rispetto alle altre stragi di Stato nel nostro paese, ci sarà modo per cercare
le responsabilità di questa cosa, ma qualsiasi cosa, chiunque abbia fatto una cosa di questo tipo, deve sapere che la società civile, chi vuole bene all'Italia, non si fermerà davanti a una cosa come questa. Un'ultima cosa dovevamo scegliere per dare un altro messaggio politico a una risposta, di una risposta forte rispetto a quello che è successo, era il dove farlo. E non era facile, ma abbiamo pensato e siamo venuti arrivati alla conclusione che l'unico posto dove manifestare il nostro dissenso, la nostra indignazione per riunirci tutti quanti insieme era andare sotto le istituzioni, perché questo è un attacco ai giovani, è un attacco al futuro del paese, ma è un attacco allo Stato, e quindi noi siamo voluti arrivare nei paesi sotto al simbolo di tutti i comuni per dire che è una difesa anche allo Stato. Generazione è una generazione che è nata con le stragi, è cresciuta con le stragi, che ha imparato a conoscere le foto di Falcone e Borsellino prima di tutti gli altri. Io, il mio primo ricordo politico che ho di cronaca è l'autostrada di Capaci, sventrata dalle bombe della mafia. Quella è il primo ricordo che ho. La mia generazione è nata con la consapevolezza che ad uno Stato devi chiedere il diritto. Chiedere diritti a uno Stato è esattamente la netta opposizione rispetto ai favori che ti concede la mafia. A prescindere che questo atto vile, terribile, terrificante non si era mai attaccato una scuola, mai attaccato l'istruzione, mai! A un attacco di questo tipo noi vogliamo rimettere al centro il valore della cittadinanza. E lo diceva Andrea nelle parole, la nostra generazione è nata per portare avanti con le proprie gambe l'idea di Falcone e Borsellino. Dopo 20 anni, l'altro giorno abbiamo fatto un manifesto proprio per ricordare questa cosa, ma non è sufficiente. Se le conferme di strane coincidenze del fatto che quella scuola fosse stata intitolata proprio a determinate persone, se proprio in quella cittadina oggi doveva passare la carovana antimafia nazionale, se queste non sono coincidenze, noi dobbiamo metterci in testa, e siamo qua per ricordarvelo, che non basta più che le idee di Falcone e Borsellino camminino sulle nostre giovani gambe. Lo dovrà fare la generazione che viene dopo di noi, ma abbiamo bisogno di tutta la società civile. In un paese che si parla troppo di antipolitica, noi non abbiamo bisogno di antipolitica, noi abbiamo bisogno di buona politica. Non è una questione di che età hai sulla carta d'identità o quanto in salute siano le tue gambe. Se questo è un attacco di quel tipo, da domani, ma fin da ora, si parte tutti quanti insieme, si marcia tutti quanti insieme. Non è una questione che si può essere lasciata ai giovani, né alla mia generazione, né a quelle che verranno dopo. Quindi questo è un attacco alla coscienza civica di ognuno di noi, e ognuno di noi, a prescindere dall'età che ha, da oggi in poi si deve impegnare il triplo rispetto a quello che ha fatto, perché non è più sufficiente. Noi saremo con voi, la nostra forza nel dai luoghi del sapere, dalle scuole, dell'università, saremo con voi, tireremo le fila, saremo la vostra locomotiva culturale per una nuova rivoluzione culturale, ma abbiamo bisogno di tutti. Senza tutti in questo paese una rivoluzione vera culturale non si farà mai, e questo paese non uscirà mai da una crisi che prima di tutto è culturale, prima che economica. Bravo. Abbiamo bisogno di tutti. Ma non vogliamo che finisca qui la nostra serata, finisce qui perché a Piazza Palazzo c'è una manifestazione indetta dall'ARC, a cui invito tutti ad andare, perché sarà dedicata a questa nostra collega, a questa studentessa, ma perché oggi più di ieri è importante definire questi paesi che gli altri
degli altri in questo paese. Non possono essere le persone che hanno una differenza sull'orientamento sessuale, su una razza, su qualsiasi cosa vogliano scegliere nella loro vita. La differenza tra noi e gli altri deve essere chi sceglie la legalità, chi sceglie l'istruzione, chi sceglie la non violenza. Vorrei che potessimo coinvolgere ancora più persone di quelli che siamo qua. Oggi ci volevano ferire, ci volevano spaventare, ci volevano fermare. Ci hanno ferito, forse ci hanno spaventato, ma non ci fermeranno. Grazie.